Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video haul. Sono andata da Tigotà, ho comprato alcune cose e volevo condividere con voi i miei acquisti, soprattutto perché finalmente, dopo un sacco di tempo, ho preso un nuovo smalto che volevo provare. Quindi poi vi faccio vedere bene le colorazioni alla fine del video, però prima partirei con il resto degli acquisti. Ho preso due shampoo della Sunsilk e tutti e due nuovi perché non avevo mai provato questa tipologia. Questo è Scintille di luce effetto seta per i capelli crespi. Ovviamente io prima di comprare queste cose sento la profumazione e mi è piaciuta perché comunque per me è importantissima la profumazione. E poi ho preso invece questo all'olio d'argan e mandorle. E questo ha un effetto per capelli fragili, li rafforza ed è antirottura. E sono due shampoo che comunque mi andava di provare già da un po' e mi sono decisa perché li ho pagati veramente poco, erano in offerta e quindi mi sono detta: ma sì, è il momento per provarli. Poi ho preso un dentifricio che per me è fondamentale. Ho preso l'acqua fresh che costava 99 centesimi. Dico che è fondamentale il dentifricio perché se un po' mi seguite, un po' cominciate a conoscermi, sapete che io sono una maniaca della pulizia dei denti, quindi per me il dentifricio è fondamentale. Poi, mentre ero alle casse, che ero in fila e aspettavo il mio turno, ho visto che c'erano dei biglietti d'auguri Legami, che è una marca che comunque a me piace tantissimo. E ne ho preso uno per il mio compagno, che è questo qui. C'è scritto "Ti amo" e sopra ha disegnato un cuore con tutte le scritte love, quindi è una cosa molto semplice, in realtà non è un biglietto che abbia chissà che cosa di particolare. Però comunque della marca Legami che a me piace e siccome ogni tanto io ho l'abitudine di scrivere al mio compagno dei bigliettini e soprattutto è molto difficile trovare dei bigliettini con la scritta "ti amo" perché di solito c'è scritto "ti voglio bene", però trovarli con la scritta "ti amo", io non so voi, ma per me risulta un po' difficile molto spesso. Quindi ho pensato di approfittarne e di creare un momento romantico e scrivergli questo bigliettino. Adesso però passiamo agli smalti che sono meno romantici, ma che comunque sono una cosa che volevo provare da tempo. Questi smalti sono particolari perché sono quelli della Laila e sono i No Lump Gel Polish. Eccoli qua, sono questi. Ovviamente c'è tutta una procedura, quindi poi farò un video a parte su questa cosa perché c'è appunto la procedura. Stavo dimenticando, scusate, che ho comprato anche il leva smalto con acetone, questo mi serve per il semipermanente. Tornando agli smalti, però, vi stavo dicendo che c'è una procedura particolare, quindi poi ci farò proprio un video. Il primo smalto che ho preso è questo qui che è un pre-gel. Questo è praticamente un antimicotico, un disinfettante, un qualcosa che va messo sulle unghie prima della base. Ovviamente non è obbligatorio utilizzare questo, però io ho pensato di prenderlo perché comunque almeno ho tutta la gamma completa. Poi ovviamente bisogna mettere il primer, quindi la base. Questo qua è il primer che va messo dopo l'antimicotico e prima dello smalto colorato. Poi ho scelto i tre colori che vanno messi ovviamente prima del top coat. Il top coat è questo qui, ve lo faccio vedere subito perché tanto adesso non faccio il tutorial. Questo è il top coat. E poi ho preso tre colori perché erano in offerta a 7,90 euro, quindi c'era il 22% di sconto. Non chiedetemi di fare il calcolo del 22% di sconto perché se seguite il mio canale sapete che io ho un disturbo di calcolo e se non lo sapete vi lascio nelle schede il link del video in cui vi racconto qual è il mio disturbo di calcolo. Quindi non mi chiedete di fare conti, vi dico solo che c'era il 22% di sconto e che alla fine lo smalto è costato 7,90 euro. Vi faccio vedere i colori. Ho scelto un viola, questi sono gli smalti, sono tutti nella confezione bianca, fatti in questo modo. Sono Laila No Lump Gel Color. Ho scelto il viola, che è il numero 23, e viene così sull'unghia. Ve lo faccio vedere direttamente perché credo che sia molto più efficace vederlo così. Questo è un bellissimo viola, mi piaceva tantissimo. Poi ho preso un colore molto estivo e primaverile che è un verde acqua, che è il numero 19. Questo è il colore, visto così sul,
diciamo sul tappo, e questo è l'effetto che poi ha sull'unghia. Mi piaceva molto questo verde acqua, sia come base, ma anche così da portare semplicemente, perché secondo me in estate, in primavera, è comunque una colorazione che può essere adatta a qualsiasi occasione. E poi ho preso un classico rosso, proprio classico, che è il numero 9, è questo qua. E questo è l'effetto che poi ha sull'unghia. Quindi questo è un rosso proprio classico, classico, un classico rosso, non so neanche io come definirlo, se è un rosso rubino, insomma, un rosso classico comunque. E questo sicuramente è adatto a tutte le occasioni perché il rosso va sempre di moda, va sempre bene per qualsiasi cosa, in qualsiasi modo siate vestiti. Quindi insomma, rosso mi sembrava doveroso averlo nella mia gamma di nuovi smalti. Poi, come vi dicevo, farò un video a parte su questi smalti perché comunque, essendo un po' particolari, pensavo di farvi vedere l'applicazione, anche se quella è quella di uno smalto tradizionale, quindi vabbè, però vi faccio vedere magari i passaggi. E poi soprattutto vi farò la recensione per farvi sapere se davvero hanno questa lunga durata, perché questi smalti no lump promettono di durare molto a lungo, quasi come se voi aveste sulle unghie il gel. Io non so se crederci o no, sinceramente, perché le mie esperienze con questo tipo di smalti non è che siano proprio delle migliori, però devo dire che quello della Essence aveva funzionato, quindi vi lascio magari il video nelle schede così andate a vederlo e con quello mi ero trovata bene. Però questo sembra che abbia proprio qualcosa di più perché sembra essere uno smalto gel senza lampada, quindi boh, vediamo se funzionerà davvero. Questi sono gli smalti. Abbiamo il top coat, il primer come vi ho fatto vedere prima, c'è l'antimicotico che è quello trasparente e questi sono gli smalti. Se vi interessa, magari andate a vedere da Tigotà perché forse li trovate ancora in offerta. Comunque presto arriverà anche il mio video, recensione, tutorial, insomma, su questo smalto. Io per oggi mi fermo, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.